Madonna santa la pelata, porca miseria. Sì, siamo pronti. E su questa nota della pelata, buonasera a tutti, benvenuti in questa nuovissima live. Sì, bravo, avevo già cliccato, quindi c'era già stata la scena. Vabbè, eccoci qui in questa nuova live. Io sono tendente al rossiccio, però vi assicuro che in pre-live ero anche blu. Sono molte particolarità questa sera. C'è qualcosa che non funziona con la webcam, evidentemente. Comunque, siamo in compagnia di Fra, di Lodo Nuvole, per parlare di tre fumetti che lui porterà per parlarne. Così io non posso non fare un cazzo. Anche perché in realtà per un'opera delle tre non la conosco, quindi c'avrei poco da dire in realtà, se non farti domande strane. Ah sì, una cosa che non ti ho chiesto, quanto posso spoilerare rispetto alle opere? Immagino poco. Sì, facciamo poco. Nel senso, teniamoci sul generico a livello di incipit. Anche perché a me interessa in realtà cosa ti ha colpito dell'opera, più che la trama dell'opera. Cioè, secondo me la trama dell'opera uno se la può leggere anche su Wikipedia. Sì. No, anche secondo me, per fare esempi, magari ti sfugge la parola in più, la parola in meno, soprattutto per la terza che non conosci tu, perché essendo un volume unico ci vuole poco, diciamo, a fare uno spoiler. Le altre due contano dai 70 ai quasi 40 volumi, quindi. In tutto ciò, tu hai Twitch aperto, no, vero? Sul telefono. Ok, allora ti metto a schermo una cosa. Hanno anche clippato la tua frase sulla pelata, sappilo. Chi è il maledetto che l'ha fatto? O è stato Torres o è stato Bresca? Secondo te? Bresca. Ovviamente. L'ambulanza è mia, sto giro non tua. Comunque, quest'oggi Fra ci porta tre fumetti. Tra l'altro si è premurato anche nello scrivermi chi era la casa editrice che li portava, come se, lo so, fosse fondamentale saperlo, però ho apprezzato. Non lo so, mi è venuto spontaneo, capito? Così, ho detto, glielo dico, non glielo dico, vabbè, glielo dico, sono per parole. Metti che, non lo so, denunzia querela dalla Salda Press, che non era chiarito il fatto che la sua opera fosse stata portata da loro, appunto, non lo so. Comunque, vabbè, tant'è. Sì. Due delle tre opere me le aspettavo. Di una ne abbiamo anche discusso in una live insieme, che è Tokyo Ghoul. Non mi ricordo neanche in che fazione eravamo. Forse avversari? Sì. No, io e te stavamo... No, hai ragione, eravamo avversari. Eravamo avversari. Tu difendevi Beastars, io difendevo Tokyo Ghoul. Sì. Perché avevo proprio detto, ma sì, io mi accollo, io difendo il Seinen e mi gioco la carta del target, così vinco. E quindi così. Mi assenterò per una ventina o più di minuti, non parlate di cose importanti nel mentre. Vabbè, allora iniziamo con Bleach. Iniziamo dalle cose non importanti. E mi trovi assolutamente d'accordo, che è uno dei motivi per i quali questo fumetto mi ha colpito e non sto scherzando. In che senso? Sono serio. Posso partire con le argomentazioni? Vabbè. Ah sì, abbiamo 20 minuti a opera, quindi... Ok, allora, partiamo immediatamente con Bleach. Dei tre è il fumetto che conosco ovviamente da più tempo... ovviamente non tanto, ovviamente lo dico perché è estremamente più vecchio di tutti e tre, però anche io ero ragazzino fondamentalmente quando l'ho scoperto. E il motivo per cui lo sto portando qui è perché, da un lato, mi ha effettivamente segnato come lettore, complice anche l'età a cui l'ho letto, perché ho iniziato a conoscere Bleach intorno ai 15-16 anni, quindi ero un ragazzino abbastanza influenzabile, mentre adesso sono un vecchio abbastanza influenzabile. Però Bleach è riuscito a formare parte del mio gusto per quanto riguarda non solo i manga, ma anche poi quello che è stato magari anche le aspettative, mettiamo in questo senso, di vestiario, design e simili. Cioè io ho ad esempio ancora negli occhi un personaggio come Gojo dei Fullbring, che di base mi piace. È banale, maglietta bianca, giacca di pelle, pantaloni di pelle, capello lungo un po' sporco, sto mentone incredibile, ma di base mi piace incredibilmente. Quando vedo dei design simili, non dico che ho il rimando per forza a Bleach, però vado ad apprezzarlo, un po' come mi è anche capitato per un altro manga che avevo in mente di proporre per questa live, che era Soul Eater, per questione giacca e cravatta, però ho pensato di lasciarlo per un altro futuro, per un altro me stesso. Il secondo motivo è effettivamente la questione del non essere importante. Mi spiego meglio. Avevo 15 anni, ok? Chiunque... Ma questo bip è da me o da te? Credo da te, ma non ne sono sicuro.
Tosse da me significa che sta esplodendo qualcosa in camera mia che non so cosa sia. E allora, la cosa allora forse è tipo una retromarcia di qualcosa strano da me, non lo so. Non so, perché con le cuffie non capisco cosa arriva da dove, no? Vabbè, ok. Comunque, 15 vabbè, anni... Vabbè, sentite, forse è il mio computer, visto che sto renderizzando troppo in questo momento. Magari sta dicendo... Oh, ma magari senti, la tua webcam smettila. È la prima ribellione del tuo PC. Potrebbe essere che sia sovraccarica, sì. Il rossore è perché sta esplodendo. Esatto. Comunque, no, stavo dicendo, a 15 anni, bene o male, tutti quanti stavamo leggendo, tutti quanti, quella... benedetta triade di Naruto, One Piece, Bleach, cioè chi si recuperava Dragon Ball, chi si approcciava a Fairy Tail. E in buona sostanza io ero uno di quei ragazzi che sui forum resisteva tantissimo a Bleach. Io all'epoca leggevo Naruto, leggevo One Piece e mi ritrovavo con persone che, con cui parlavo ormai giornalmente, che continuavano a dirmi leggi Bleach, leggi Bleach, leggi Bleach. Però io avevo visto banalmente alcune clip dell'Anclip, adesso dico clip, alcuni video su YouTube, AMV, con i Linkin Park. Quelli che andavano, sì. Infatti. Esatto, di Bleach. E di base io vedevo Ichigo, questo tizio con i capelli arancioni e lo spadone, Ozaraki con questa spada tutta quanta distrutta. Io pensavo, da quindicenne rimbambito, ma io che me ne faccio nell'ennesimo manga con gli spadaccini? Tanto leggo One Piece, ci sono Zoro, c'è Mihawk, c'ho Kaku, all'epoca c'era Kaku, in Naruto c'ho Sasuke che combatte di spada, che me ne faccio io dell'ennesimo manga con gli spadaccini? Fino alla fine però mi hanno convinto, e Bleach non mi ha preso tanto per quello di cui parlava, perché per certi versi, spesso e volentieri, Kubo non parla di un cazzo, e se parla di qualche cosa probabilmente è collaterale, cioè lui probabilmente non voleva neanche fare i discorsi sulle divinità che ha fatto con Aizen, però botta di fortuna li sono usciti fuori. Ma aveva una tale anima tamarra, aveva uno spirito divertente che riusciva a prenderti e riusciva a farti divertire, per l'appunto, con quell'imbecille di Zaraki, che è un personaggio che per certi versi, soprattutto all'inizio, è spesso quanto un foglio di carta, però ti diverte a vedere quel foglio di carta che picchia tutti quanti perché c'ha la sua filosofia alle spalle, poi la capisci meglio, capisci che in effetti c'è più roba dietro, però a primo impatto hai quella specie di, non saprei come dire, interesse quasi morboso. E per l'appunto sono riuscito con Bleach, in primo luogo, ad apprezzare quei fumetti o anime che fossero che non mi davano immediatamente un impatto pesante, per citare i grossi nomi che la gente vuole sentirsi dire su Twitch, un Urasawa con Monster che capisce immediatamente che è il manga di peso. No, no, mi ha dato proprio la possibilità di pensare, non solo e per quel fumetto... comunque da per... dire che... cosa avevi, 15 anni? Sì, 15-16 anni. Anche se anche leggere un Monster a 15 anni... Perché vabbè, sì, cogli tutto quello che puoi arrivare a cogliere se lo leggi a 30. No, no, ovvio, però... Chi, cioè, che cazzo devi leggere? L'età è quella, nel senso... Vabbè, poi dipende anche da chi te lo consiglia. Cioè, io Monster l'ho recuperato intorno a 18, consigliato sempre dalle solite persone di questi forum, no, no, appena prima di andare in università. Per carità, però, cioè, nel senso, mi sembra l'età migliore per leggere un Bleach, quella, 16 anni. Sì, sì, senza ombra di dubbio. Però il concetto a cui volevo arrivare è che esattamente a 15 anni, come anche oggi, forse anche grazie a un Bleach, mi approccio a dei fumetti che non mi danno subito l'idea di voler raccontare di massimi sistemi, perché io posso cercare anche altro nei fumetti e non per forza dover approcciarmi ad essi facendo una sorta di classifica in cui, vabbè, ma questo manga parla di grandissime cose, io non posso metterlo alla pari con Bleach. E no, perché il fumetto è anche altro. Il fumetto, per l'appunto, mette insieme, oggi ne sono ancora più consapevole che in passato, e fra parentesi questo mi fa apprezzare ancora di più Bleach, è un insieme di tantissime componenti, e per quanto quel fumetto possa essere carente in alcune, in altre non lo è. Adesso dovrà arrivare la saga del Van der Reich, per dire, nell'anime, e io continuo ad essere onestamente attratto da quella saga, nonostante sia scritta malissimo, nonostante abbia dei buchi incredibili. Paradossalmente, esattamente nei momenti in cui ha dei buchi fenomenali, è lì che Kubo invece ha creato delle cose che visivamente io ho ancora in mente. Non sto a dire alcune delle tavole perché sono estremamente spoilerose, ma alcune di quelle tavole, continuo a ripetere, sono in termini di sceneggiatura dei crateri, ma sono delle tavole che io prenderei, stamperei e mi metterei alla parete.
per quanto sono belle. È questa contraddizione incredibile che vive dentro Bleach e che mi continua a far innamorare di quel manga. Tant'è che per l'appunto a distanza di anni continuo a leggerlo con piacere, continuo a parlarne con piacere e in futuro spero di avere la possibilità di analizzarlo come si deve. Aggiungerei che mi ha anche segnato altri punti di vista. Zaraki l'ho nominato apposta perché è stato uno dei primi manga barra anime, ancor più di One Piece e Naruto, a farmi apprezzare, lo so che questo archetipo non esiste, però nella mia mente lo chiamo sempre così, il Berserk, quel personaggio che di base vuole sempre combattere, vuole divertirsi ad avere la battaglia e che quindi ogni autore poi sfrutta in maniera differente. Hai per l'appunto il Kubo che lo sfrutta un po' per le gag, un po' seriamente, penso ad esempio all'incontro con noi tra la gag delle due mani, quella roba ha dato vita a contemporaneamente delle tavole bellissime e contemporaneamente dei meme fenomenali, perché quella scena tuttora è completamente memabile. Altri autori che invece li utilizzano in maniera differente, ma in genere quando vedo quel tipo di personaggio, anche lì, a un momento nostalgia, quei personaggi mi portano a leggere magari quel fumetto con un minimo più di trasporto, un minimo più, non tanto fiducia, ma interesse. Tant'è che io ho avuto un'esperienza del genere con Seven Deadly Sins, dove io ho continuato unicamente per Scagnor, perché era, almeno da trasformato, era quel tipo di personaggio, utilizzato soltanto per tamarraggini fenomenali, per la frase figa, quando si trasformava nella sua forma muscolosa, e via dicendo. Un'altra cosa che in effetti Bleach mi ha aiutato a formare in termini di lettore, veramente, probabilmente molto più che Naruto e One Piece, soprattutto il One Piece dell'epoca, ed è per questo che lo sto portando qui, è riuscito a formarmi anche perché era pieno di cazzate. Uso proprio il termine esatto, perché errori sarebbe sbagliato, era proprio pieno di cazzate. Naruto all'epoca, adesso vedo più gli errori rispetto a quando avevo 15-16 anni, però anche oggi non è che vedo chissà quale grande cratere all'interno di quel fumetto, e anche in One Piece, fino all'epoca in cui avevo 16-17-18 anni, quindi il mio gusto si stava formando, non vedevo particolari errori che invece vedo oggi. Bleach invece sì. Anche all'epoca mi rendevo conto di cose che non tornavano, cose che mi veniva da dire, ok, aspetta, ma qui ti sei perso un pezzo, oppure questa cosa l'avresti potuta fare in maniera del tutto diversa, oppure, ok, questo personaggio è un imbecille, però mi va bene lo stesso che si comporta in questa maniera, tranquillo, Kubo, mi va bene. E proprio per questo mi ha aiutato a, in un certo senso, avere rispetto sia di queste opere, siamo diventati neri in live. Neri? Non lo so, forse il mio telefono. Okay. Siamo entrambi i quadri neri. Strano. Cioè, in teoria sì, ho risolto, però mi pare strano. Ah, ok. Vabbè, forse OBS, pure a noi ci ha tolto, ti avevo detto il fatto della musica, ce l'ha tolta senza che io facessi nulla. Ho dovuto smanettare aumentando e diminuendo il volume ed è tornata. Vabbè, comunque. Dicevo, questo fumetto mi ha insegnato ad avere comunque rispetto, tanto per dei fumetti che hanno degli errori, a ricordarmi che comunque non si tratta di un'opera di ingegneria, non sono le fondamenta di una casa, può qualsiasi opera fumettistica o romanzo o film che sia può permettersi un errore e contemporaneamente quindi essere apprezzato da me o da chiunque altro, e allo stesso modo di avere rispetto per chi parla con me di un'opera dove io vedo magari un errore che lui non vede. Ho espresso questo concetto un pochettino in maniera contorta. No, ma si capisce, cioè alla fine ti hai imparato anche a rispettare le opinioni degli altri, alla fine. Sì, perché di base mi stavo facendo piacere un fumetto che era tranquillamente criticabile e dovevo essere io in primo luogo, parlando con altre persone, a dire sì, vedo che questa cosa è stupida, ma nonostante rispetti la realtà dei fatti, a me piace lo stesso. Un po' come difendere, non lo so, un piatto cucinato malissimo, ma siccome l'ha cucinato una persona che a cui vuoi bene, dici, senti, lo so che fa schifo, ma lo mangio lo stesso. Bleach mi ha insegnato sostanzialmente questo. Il motivo per cui è qui, ripeto, è perché avendolo letto, soprattutto in quell'età, mi ha formato maggiormente rispetto ad altri fumetti. Non ho portato per dire neanche qui Naruto, nonostante chi mi conosce su questo canale sa perfettamente che sono mostruosamente appassionato di quel fumetto. Mi ha stupito non vedere Naruto.
perché mi ha formato di più. Naruto è quello che in effetti mi ha portato alla fine a leggere manga. È stato letteralmente il primo. Sì, prima vedevo Dragon Ball, vedevo One Piece in TV, ma è Naruto che mi ha fatto dire, ma sai che c'è, ma iniziamo a leggere davvero fumetti. Però al di là di questo, fin tanto che ero attaccato a quel manga, ero ancora davvero un ragazzino. Invece già con Bleach ho iniziato a crescere un pochettino di più. Probabilmente, ripeto, forse perché aveva delle reali fesserie al suo interno. Dovermi confrontare con quelle è stato utile, mi ha fatto maturare. Aggiungo a tutto questo che comunque, per quanto io stia parlando di Bleach quasi in maniera negativa, descrivendolo come un guscio vuoto, in realtà non posso essere nella testa dell'autore, a parte le battute, non posso sapere se davvero avesse intenzione di parlare di determinate tematiche o meno, ma in effetti alcune le ha, veramente alcune cose che sono altissime. E ripeto, Aizen è un personaggio che all'epoca mi... non dico aprì gli occhi perché sarebbe una sciocchezza, ma mi fece pensare in effetti su alcune tematiche più pesanti. Mayuri mi fece guardare un minimo di più la scienza in maniera differente, perché anche lì ha dei dialoghi Mayuri sulla scienza, sugli scienziati in generale, veramente tosti. E comunque la sua dose di emozioni Bleach comunque la riservava. Poi chi mi conosce sa che non dico che ho la lacrima facile, però il batticuore, ecco, facile, questo sì. Non parlo neanche delle questioni relazionali con Orihime, perché all'epoca ero troppo ragazzino per capirlo. Questa è una cosa che l'ho ripescata adesso che sono più grande. Io dovrei rileggerla l'opera, perché non la tocco praticamente da quando è finita, quindi io e Angelo lo rifaremo adesso, perché nel momento in cui inizieremo a fare contenuto come cavalcata verso l'anime, ci rileggiamo tutto quanto e andiamo di volta in volta a parlarne. Non so se è Marta o Martina facile, ma dicono che è la prima facile. Sì. Comunque, no, sapevo, cioè immaginavo l'avresti riletto perché avevo visto che avevate meno annunciato che avreste fatto una sorta di analisi a tutto tondo, perché io vi seguo su Instagram in realtà. Siete uno di... Se no, cioè, sono pochi i canali che seguo proprio nelle storie e voi siete tra questi. Marco. Oh. Per farmi i cazzi vostri. Così mi faccio un ripasso di Bleach attraverso... Cioè, quindi muovetevi, così ripasso Bleach anch'io. A parte gli scherzi, poi ti dovevo dire proprio una cosa al riguardo, ma comunque poi ci arriviamo. Poi me lo dici. Passiamo alla prossima opera. Passiamo a Tokyo Ghoul. E poi lasciamo per ultima quella che non conosco. Allora, Tokyo Ghoul forse un po' meno conosciuta di Bleach. Cioè, senza forse, meno letta di Bleach. Conosciuta non lo so, letta sicuramente. Ecco, è questo il problema, meno letta è la parola più esatta. Meno letta di Bleach, per cui diciamo siamo in un'opera in cui ci sono dei mostroni e il protagonista inizia a trasformarsi per X motivi. Nei mostroni che non sopporta. Nei mostroni che non sopporta e si dà il cannibalismo. Praticamente. Questo è il riassunto più onesto che posso fare di Tokyo Ghoul. Sì, che... Ora, io l'opera l'amo. Il protagonista impara a non accettare gli appuntamenti al buio. Esattamente. No, in realtà, cioè, detta così fa anche ridere, però... È proprio il bello, perché da un incipite estremamente sciocco, perché dicendolo così senza aver mai letto niente, è veramente imbecille l'incipit. Sì. Però poi riesce a trattare le tematiche in una maniera estremamente interessante, oltre al fatto che, come abbiamo detto nella super live dove io ti ho battuto, ci sono sacco di chiavi. No, mi hai battuto tu. Se eravamo contro l'altro, ha vinto il Seinen. Non me lo ricordavo. Ci sono varie chiavi di lettura, vari riferimenti culturali elevati, quindi proprio... Di per sé Suishida si pone per essere un autore che scrive opere più alte. Oh. Si pone, poi anche lui è un cazzone come Kubo. Io dico io dico si pone, cioè i riferimenti culturali che ci sono cioè, o sono cose che sai o non le sai. Questo sì, però diciamo anche lui è un pochettino, proprio nelle argomentazioni che volevo portarti su Tokyo Ghoul, rientra non tanto il fumetto quanto dichiarazioni di Shida che sono riuscito a leggere grazie al secondo artbook di Tokyo Ghoul Re. Letteralmente affermava di aver inventato gli ultimi volumi man mano, perché di base lui era arrivato a un punto in cui, e si vede anche, cioè ci sono gli ultimi volumi con i Pierrot e compagnia cantante,
dove c'è un caos incredibile e dici, ok, sì, questo qui ha un forse in mente come vuole finire, ma non ha in mente come arrivarci. È stato almeno consapevolmente, perché all'epoca non avevo modo, non mi interessava recuperare interviste simili, però avevo quel sentore mentre lo leggevo, è stata una delle prime opere che mi ha genuinamente dato la sensazione del, ok, questo sta improvvisando, però va bene comunque improvvisare. Ora, chi mi conosce sa perfettamente, tu Benis mi conosci, sai che io sono, sì, delle volte riesco a farmi trasportare dalla corrente, ma io sono quello che siccome il PC non mi ubbidisce, crasha e io vado in panico perché la tecnologia non mi ubbidisce, quindi non rientra nei piani, io mi incazzo. Slitta l'esame di un giorno, mi incazzo allo stesso modo perché non fa parte dei piani. Quindi, esatto, ancora prima di arrivare all'età in cui ho letto Tokyo Ghoul e quindi sono arrivato anche al finale, ero molto più quadrato anche con le letture dei fumetti. Ovvero, se mi ritrovavo a, in un certo senso, comprendere che c'era un piano dietro, apprezzavo. Se avevo l'impressione che ci fosse improvvisazione, no. Cioè, doveva esserci, cioè, quel caso di Bleach dove lo ripetevo Tamarro e quindi dicevo, vabbè, Tamarro lui improvvisa un po' tutto quello che vuole. Ma se io prendevo un'opera come Tokyo Ghoul, che cercava per l'appunto di essere seria, cercava di trattare belle tematiche, cercava di dare riferimenti importanti al lettore, però poi mi sembrava che l'autore stesse andando a braccio, avrei dovuto dare di matto. Se il Francesco prima di Tokyo Ghoul avesse letto, per dire, l'Incal, okay, L'avrebbe preso e l'avrebbe bruciato dopo 10 pagine. Mi avrebbe dato mostruosamente fastidio. Ok. Quell'Incal, va bene. No, sì, sta, perché letteralmente anche lì, nel momento in cui l'ho letto, era praticamente tutto quanto improvvisato. Sì, oltre a leggerlo si nota, quindi è il primo esempio più grosso che mi viene in mente. Quindi già Tokyo Ghoul sotto quel punto di vista mi è servito. C'è da dire che il momento in cui l'ho letto è stato molto differente. Bleach l'ho letto quando avevo 15-16 anni, Tokyo Ghoul l'ho scoperto intorno ai 21-22 anni. Avevo più o meno quell'età. Ed è stato uno dei fumetti che ho iniziato a leggere letteralmente al coperto, nel senso, io non sapevo nulla di quel fumetto mi sono fatto attirare non tanto dalla copertina del primo volume, che francamente tutt'oggi non trovo nulla di particolare, che Kaneki seduto era carino, sì, era, sembrava dipinto e via dicendo, ma quella copertina non mi comunicava niente. È stato il mio primo fumetto con dicitura horror comprato. Comprato letteralmente per quello, perché all'epoca ero in fumetteria, volevo cambiare un pochettino i miei gusti, volevo cercare qualcosa di nuovo, e siccome io sono uno che si terrorizza facilmente, io non vedo molti horror per quanto riguarda film, perché di base gli horror mi spaventano, capisco che sono belli, capisco che registicamente ci sono registi pazzeschi, ma il fatto che mi terrorizzino non ce la faccio. E da te? E sì, da me, ok. Uscirà fuori che è la spia del fumo, perché il tuo PC sta fumando. No, credo ci sia un cazzo di camion che sta facendo retromarce. Non capisco come possa farcela a passare proprio in questa stradina culo che c'è qui di fianco, però va bene. Forse è proprio per questo che ci sta mettendo così tanto. Sì, solo che siccome sotto la mia finestra c'è anche la mia macchina, ho un po' di ansia in questo esatto momento. Però quando senti, capisci che è successo qualcosa. Porca miseria. Comunque, già c'ho i bimbi di fronte che lanciano i petardi vicino alla mia macchina, se li lanciano fuori dalla finestra, sti maledetti. Quindi, bravi bimbi. Scusa, no, allora, dicevo, sì, no, tranquillo. A me gli horror terrorizzano, ma quello che mi terrorizza principalmente, e lo so che questa è la versione più bassa di horror, sono i jumpscare. La musica che si alza con la tensione, il mostro che esce dall'angolo, la ripresa che zoom all'improvviso, queste cose mi distruggono, ok? E non ce la faccio. Io la prima volta che ho visto Io sono leggenda, lo so che non è prettamente un horror, però comunque aveva delle componenti, io non dormii la notte, letteralmente, non dormii per due notti, qualcosa del genere. E volevo superare questa cosa perché
la componente che principalmente mi uccide degli horror sono, come dicevo, la musica. Senza la musica, ad esempio, io riesco a vedere gli horror con molta più facilità. Vabbè, ho capito, è una componente fondamentale per la tensione. Vedi, in un fumetto non c'è la musica, quindi non posso essere ucciso. No, chiaro. Quindi inizia il Tokyo Ghoul per quello, per quanto Junji Ito riesce a terrorizzarmi anche senza musica. Infatti io di Junji Ito ho letto soltanto qualcosa e basta, perché non ce la faccio. E devo dire che paradossalmente poi, man mano che è andato avanti Tokyo Ghoul, l'ho continuato anche se non era un horror. Perché di base continuo a pensare che Ishida ci provi, ma in realtà dei fatti è che è più uno splatter che un horror. Sì. Poi ovviamente c'è la componente horrorifica di determinate azioni, mi ricordo la tortura su Kaneki, alcuni combattimenti sono molto horrorifici, però ripeto, quella è più componente splatter, quindi tu puoi essere disgustato dal corpo martoriato, dalle torture, da queste cose, però cioè, distinguerei le due categorie. Poi qui Angelo, che è più esperto di me, saprebbe dire qualcosa di più sull'horror. Però ecco, quindi Tokyo Ghoul l'ho portato proprio perché mi ha dato una mano ad accettare l'improvvisazione, mi ha dato una mano a ampliare i miei gusti, perché in effetti anche da Tokyo Ghoul, poi in termini di manga, al di là di altre cose che già avevo letto, ma che mi erano state consigliate, da lì ho deciso di rischiare un pochettino di più comprando in fumetteria scatola chiusa, decidendo anche poi di leggere altro che non mi venisse consigliato. Anche perché, c'è da dire, all'epoca non avevo più qualcuno che mi consigliasse perché ero fuori dal giro dei forum e non ero nelle chat Telegram, quindi tutto quello che leggevo erano letteralmente io che trovavo roba in fumetteria o trovavo il video su YouTube per sbaglio e vedevo neanche il video, vedevo solo il nome e poi mi facevo io la ricerca su Google. Ma tra l'altro, aspetta, tu quando eri in questo periodo della tua vita, no? Quindi andavi in fumetteria, li potevi sfogliare almeno? O era proprio prendevo la copertina? Ah, ok, li sfogliavi. No, la fumetteria in cui vado non mi fanno particolari problemi, certo, però devo stare lì mezz'ora. Sì, non devi leggerlo tutto. Non devo fare come feci una volta, io ho una brutta macchia, non in fumetteria ma alla Feltrinelli, mi sono praticamente letto un'intera light novel lì in fumetteria, è una cosa anche un filino illegale, però poi mi sono rifatto e a distanza di anni ho comprato quella light novel, vabbè. Però ecco, per dire... avevo modo di sfogliare, quindi io più di una volta in quel periodo andavo e sfogliavo. E Tokyo Ghoul, vuoi per l'horror, vuoi perché comunque, come dicevo, la copertina non mi ha colpito per la composizione, però poi aprendo ho visto i disegni, ho visto il tratto dell'autore, ho visto quei benedetti neri, quelle benedette pennellate che fa, perché sembra sempre che lui stia pitturando, che mi hanno fatto impazzire e tuttora mi fanno impazzire. Tant'è che, come dicevo, ho recuperato alcune sue interviste su un artbook, proprio perché ho comprato l'artbook. Non è che sono spese comunque importanti per una persona non stipendiata e ho deciso di comprarlo proprio perché mi piace mostruosamente il suo stile, ma tantissimo. Aggiungo che questo più recentemente, proprio grazie all'artbook, ho scoperto che lui aveva una malattia agli occhi. Mi sono dimenticato il nome, però poi eventualmente... Ah, non sapevo questo. Sì, è una malattia agli occhi e ha iniziato quindi a cambiare, soprattutto nelle illustrazioni a colori, tendendo più verso il grigio, perché aveva meno problemi a disegnare con quei colori anche quando aveva degli attacchi che gli impedivano di disegnare. Cosa che anche lì mi ha... Questo ovviamente non a 22 anni, ma tipo a 26, perché questo artbook l'ho comprato l'anno scorso, o ormai un anno e mezzo fa con la pandemia ho perso il senso del tempo, però che mi ha portato ulteriormente ad avere un minimo di rispetto per queste persone che in effetti devono avere pubblicazioni settimanali e quel che sia, e non è che sappiamo tutti i loro fatti, e quindi poi a posteriori magari scopri che questo autore ha una malattia e continuava a disegnare cercando di aggirarla o magari al contrario sfruttarla per fare che cosa che comunque risultasse buono. Al di là di questo, in maniera molto più personale, sì, Tokyo Ghoul ha migliaia di cose al suo interno, un sacco di tematiche di cui si potrebbe tranquillamente parlare, ma ci sono due cose ulteriormente... Bresca mi ha fatto molto ridere, che fa fra illegalissimo, neanche la pirateria, rubi a casa del produttore. Non ho rubato, ho detto che l'ho letto e poi a distanza di anni l'ho comprato. Non esattamente la stessa Feltrinelli, però l'ho comprato. Perché da lì non puoi più entrare. Quasi. No, quella che ha messo un cartellino. È quella di Termini, non vi dico neanche il metodo con cui l'ho fatto perché è proprio brutto, cioè mi vergogno di me stesso, però all'epoca non... Se un volume avevo 18 anni, perché io sono entrato 18 anni all'università, ero fuori sede, per me se un volume costava più di 20 euro era già il budget che io potevo spendere, quindi... Certo.
metapino, cioè adesso è differente, però comunque. Due cose principali che Tokyo Ghoul mi hanno segnato sono una scena specifica, dove non dirò i personaggi da capo per non fare spoiler, ma che per me è una delle scene più belle, non sto scherzando, per me è una delle più belle, non tavola, proprio scena completa, tutte quante le varie vignette e pagine che la compongono, una scena di sesso fra due personaggi. Ah beh, cavolo. Che per me, ecco, risulta una delle più belle scene di sesso, almeno dei fumetti che ho letto. Perché ovviamente ce n'è sicuramente un altro fumetto che scoprirò dopo domani, che è una scena più bella. Ma al momento, per quelli che ho letto, continua a restare una delle più romantiche, apprezzabili e anche realistiche. Soprattutto perché in termini metaforici riesce a mettere sul piatto le differenze, le paure che possono provare quelle due persone durante l'atto e a superarle, perché per l'appunto c'è un grosso sentimento che è prima non fisico e che poi viene espresso nel contatto, che comunque mette paura. E veramente ci potrei parlare per mezz'ora, ma è una delle scene che maggiormente mi ha colpito all'epoca. Non dico che altre conseguenze abbia avuto sul me di 20, probabilmente erano 23 anni, no, 22-23 anni, però cioè, mi smosse parecchio quella scena lì, ma davvero parecchio. Mi portò a fare pensieri e ragionamenti che hanno un minimo, non sto scherzando, cambiando la mia vita. La seconda cosa che maggiormente mi ha colpito di Tokyo Ghoul, e anche lì che ho molto apprezzato, è leggere un manga dove il protagonista, e poi tu di rimando se ti affezioni, è letteralmente un tamburo che viene costantemente colpito, e tu stesso vai avanti venendo preso a calci fra le gambe in continuazione. Perché Tokyo Ghoul è questo, è paradossalmente Ishida stesso alla fine del fumetto fa dire questa cosa al protagonista, ovvero alla fine dei conti la mia vita è una tragedia. No, non alla fine dei conti, se la mia storia è una tragedia. E in un certo senso Tokyo Ghoul, non nel senso letterario del termine, perché la tragedia è una cosa non teatrale, è una cosa esatta, però è la storia di Kaneki è veramente una tragedia per tutto quello che subisce e che tu scopri che ha subito prima del periodo della narrazione. È un personaggio che, a cui letteralmente non gliene va bene una, e c'è da dire che tutti quelli che sono intorno a lui non sono da meno. Tokyo Ghoul è un fumetto dove letteralmente chiunque ha subito molestie, morti, distruzione psichica, fisica, gli stessi ghoul, a peggio mi sento, sono personaggi che per l'appunto si possono rigenerare, e noi stessi vediamo quanto più volte questi qui, un'altra persona perde un braccio, vabbè, mica puoi perderlo da capo, no, sono un ghoul, perdonami, io lo perdo un botto di volte e poi mi si rigenera. Cioè, questo è il primo livello, che è quello fisico, ma poi mentale e psicologico, peggio ci si sente. E questa cosa l'ho molto apprezzata. Ovviamente chi mi sta ascoltando adesso potrebbe pensare che io sia una sorta di maniaco che apprezza la sofferenza altrui, unitamente al... No, vabbè, visto che io vado sempre anche a dire che la morte completa i personaggi, però di base è che sostanzialmente ho apprezzato moltissimo leggere un fumetto che non faceva andare tutto bene alle persone, ma anzi, gliene faceva letteralmente capitare di ogni, li faceva soffrire come dei cani, e a maggior ragione arrivava un finale dove poi l'autore dice: ok, questa è tutta una tragedia, questo è un manga dove io vi ho letteralmente torturato tutti i personaggi che avete amato, ma sti cazzo, io vi devo dare un bel finale. Non bello nel senso ben fatto, io voglio bene a questo personaggio e gli devo dare un lieto fine. E tra l'altro neanche troppo immeritato, con tanto di comprimari che... in maniera più realistica, sì, lieto fine nel senso che sei vivo, ma sei talmente rotto dentro che comunque devi deviare dal percorso magari più cattivo. Uno dei personaggi che più rappresenta questa cosa, anche lì non dirò il nome perché è spoiler, però è uno dei personaggi di Tokyo Ghoul Re, che ha un percorso di crescita molto particolare, soprattutto perché era legato alla sua identità sessuale, che in Tokyo Ghoul è ancora più complessa come cosa, proprio per via della componente dei ghoul, quindi personaggi che sanno che tu non hai il sesso che stai dichiarando, banalmente perché lo sentono con l'olfatto, e questo personaggio infatti ha molti problemi per questo, e arriva alla fine del fumetto dove sì, è vivo,
sì, se l'è cavata, ma letteralmente cambia nazione, non si frequenta più con quelle persone, cambia tutto, perché il Giappone, il luogo in cui si trovava, era letteralmente l'inferno che lui aveva vissuto e aveva bisogno di cambiare tutto. E anche altri personaggi hanno lo stesso destino. Sì, lieto fine perché il manga è finito bene, ma fino a una certa. I ghoul nel resto del mondo ci sono ancora, viene specificato, hanno risolto soltanto quella situazione più grossa in Giappone, a Tokyo, ma per il resto la gente deve barcamenarsi. E l'ho trovato una metafora di vita molto bella, già differente a tanti altri manga a cui ero abituato, ecco, i tanti Bleach di cui ho parlato prima, o anche in Naruto, cioè, hanno il lieto fine, sì, per l'amore del cielo, in Naruto è morta una quantità di gente pazzesca e discorrendo, Naruto ha avuto i suoi lutti. Sì, vabbè, fra i comprimari, poi uno si deve sempre ricordare delle comparse, le comparse sono morte a migliaia, però di base lì il lieto fine c'è, meritato, ma il lieto fine c'è, in Bleach il lieto fine come se c'è, in Bleach anche se tu volessi morire non ce la fai a morire, c'è chi ti riporta in vita, quindi considerando poi anche altre anime, altri manga che avevo visto, certo avevo già fruito per dire di un Evangelion, ok, quindi ero già abituato ad essere straziato e ucciso da un prodotto giapponese, però ecco, Tokyo Ghoul bene o male me l'ha riconfermata a un'età più adulta e mi ha dato anche più speranze rispetto a un Evangelion che all'epoca finiva con uno strozzamento su una spiaggia. Nice. All'epoca sì. Non c'era ancora questo finale, quindi la fine di Evangelion era il film The End. Sì. Bello il finale. Allora, passiamo alla terza e ultima opera, e non ho voglia di parlare di Evangelion adesso. No, era soltanto per dire, cioè non è che era la prima opera triste che vedevo o leggevo, perché sembra che faccio passare questo messaggio, però è quella che è arrivata al momento giusto. Ma anche diciamo forse chi se ne frega, è il format, nel senso. Non è che stiamo qua a far nonnismo che arriva il 50 anni fa, ma io quando tu lo stai leggendo stavo già a sti cazzi, non me ne può fregare. Voi giovani! Vivo anche uguale. Allora, ultima opera di cui non so niente, per cui qui non... Sì. Cioè al massimo ti posso fare domande. Per cui io inizierei con l'incipit della storia, poi direi di raccontarlo e poi... Allora, l'incipit vede... siamo in che tipo di... cioè siamo in che tipo di serializzazione? Italiana, americana? No, americana. L'autore è... vedi perché avevo fatto bene a tenere il volume vicino perché non ricordo mai il nome. Daniel Warren Johnson è disegnatore e sceneggiatore del fumetto, che si chiama Murder Falcon, perché chi vede il titolo magari lo sa, però... E il fumetto è Murder Falcon, mentre il colorista è Mike Spicer. Il fumetto adesso non ricordo da chi fosse edito in America, ma tanto frega poco perché voi qui lo comprate edito dalla Salda Press. Era uno di quei volumoni belli ciccioni cartonati, come avevo fatto la battuta a Giulio nella live, l'edizione rene più polmone. Questa è l'edizione rene soltanto, non più polmone, però l'edizione rene. Si trova anche in realtà, ho provato a cercarlo prima. Che si trova facilmente anche poi volendo. Sì, è distribuito molto bene. Poi vabbè, io faccio la battuta, per chi è abbastanza tranquillo, il prezzo di copertina era 24,90, cioè, quindi tutto sommato tranquillo. Allora, la sinossi iniziale dell'opera che posso darvi senza fare troppi spoiler vede il protagonista Jake, ragazzo più o meno trentenne con una discreta pancia e una chioma bionda da rocchettaro un po' sospetta, che fa parte della storia il perché è un po' sospetta, molto appassionato di rock, con a fianco una creatura particolare che è Murder Falcon, ovvero questo muscolosissimo e gigantesco falco umanoide con un braccio meccanico gigantesco, che sostanzialmente devono affrontare delle creature mostruose a suon di rock. E dico suon di rock non perché c'è una colonna sonora, cioè non è come death metal che ma descritta pubblicato. Così potrebbe essere il nuovo anime dello studio Trigger, te lo dico, letteralmente sì. ti giuro sì, ha la potenzialità per essere, soltanto che alla fine finisce in una maniera che non è da Trigger, perché non hanno incendiato pianeti, esatto, niente lanci di galassie, volevo dire, infatti. No, non hanno incendiato pianeti per spegnere un incendio, no. Anzi, finisce in maniera anche abbastanza agrodolce, mettiamolo in questo senso.
Però ecco, questa è letteralmente la sinossi. È il fatto del dire a suon di rock non è tipo DC Death Metal che hanno pubblicato gli albi e dopo ti dicono guarda che vai a questo link e ti scarichi la colonna sonora. Okay. No, cioè è proprio parte del plot. Jake è un chitarrista e Murder Falcon, questo falco, viene potenziato, viene caricato dal fatto che lui suona. Quindi durante il fumetto Jake deve suonare il rock perché Murder Falcon possa combattere contro questi mostri. Super tamarro. Okay. Moltissimo. È incredibilmente tamarro in ogni sua parte, sia che si tratti della trama, sia che si tratti anche visivamente, perché Warren Johnson poi, io mi sono... Murder Falcon è in parte importante per me proprio perché mi ha fatto scoprire lui come autore. Io avevo visto... Mi era capitato di vedere alcune tavole su Instagram all'epoca, perché già avevo iniziato a utilizzare un pochettino di più quel social, e mi era capitato sott'occhio, avevo iniziato a interessarmi e avevo aspettato come un ghepardo che fosse pubblicato in Italia, e letteralmente verso l'inizio della pandemia, forse il Natale della pandemia, sì, sono riuscito a mettere le mani su questo fumetto e mi ha mostruosamente fatto apprezzare lui come autore. Tant'è che ho recuperato quasi tutto quello che Warren Johnson ha fatto come sceneggiatore e disegnatore. Cioè, non sto scherzando, forse ci sono al momento qui in Italia 5 opere pubblicate totalmente con lui come entrambe le figure, e ce le ho tutte e 5. Poi non so se ne abbia fatte altre di preciso, ma almeno quelle 5 le ho. Oltre a questo, mi ha ridato, sembra una fesseria da dire, è un fumetto che mi ha ridato speranza nell'acquistare tutto questo tipo di fumetti. Nel senso, mi spiego meglio, prima di comprare Murder Falcon ero molto titubante nell'acquisto vero e proprio di queste belle edizioni cartonate, del volume Bao in più enorme, grosso, di queste dimensioni. Ero anche più tendente magari a dire, ma sai amico, ce l'hai? Non è che me lo presti. Tanto per dire, uno dei miei primi fumetti di Zero Calcare, che è un autore che apprezzo, non l'avevo acquistato, io me lo sono fatto prestare. Poi acquistato in futuro, e in parte lo devo a Murder Falcon, perché è un fumetto che nel momento in cui è entrato nel mio possesso, l'ho letto e l'ho concluso, mi ha fatto dire il banale, ne voglio di più, ne voglio ancora, tipo Zoidberg quando ha le acciughe davanti, sono finite ancora, ma sono finite ancora, qualcosa del genere. Che bella citazione me... questa, tra l'altro. A Zoidberg, Zoidberg. Già. Cioè, sotto questo punto di vista ha avuto un impatto talmente violento su di me che al momento mi trovo nella situazione in cui ogni tanto dico sì, potevo non leggerlo, così spendevo un po' meno soldi, avevo più spazio nella libreria. Però no, non mi pento di nulla, non mi pento di questa cosa. Il fumetto, tra l'altro, di per sé, ecco, a proposito di lacrime facili, mi ha letteralmente mandato in lacrime alla fine. Cioè, sono arrivato alla fine che avevo gli occhi gonfi, piangevo, un pochettino singhiozzavo anche, perché, come affermavo, ha un finale agrodolce e riesce in un volume, tutto sommato, come tutti questi volumi autoconclusivi, quanti sono, 200-300 pagine, in buona sostanza riesce a raccontare una storia che ti fa immedesimare e affezionare incredibilmente al protagonista, e con una metafora stupenda che capisci alla fine... Perché alla fine ti viene, non dico sbattuto in faccia, ma sta a te comprendere che tutto il cammino del protagonista è un metà... Vedi perché ti ho detto il fatto dello spoiler? Perché qui c'è un plot twist finale che ti fa letteralmente rivedere tutto quello che tu hai letto nel fumetto sotto un'altra chiave. Ah, ho capito. Però cioè, spiegarlo significa togliere la sorpresa. Perché proprio anche in termini di costruzione di tavole ci sono delle scene... dove tu consideri il protagonista uno sconfitto, non tanto codardo, ma una persona battuta dalla vita per determinati motivi, perché tra l'altro ti fanno vedere esempio dei flashback in cui dici, ok, ho capito, lui è triste per questo motivo, arrivi alla fine, fai, ah, il cazzo, era tipo ribaltato, quella scena dovevo leggerla in un'altra maniera, ed era tutto quanto fatto apposta. Quindi mi ha lasciato delle emozioni potentissime, senza contare che, per l'appunto, la vena rock del fumetto mi ha mostruosamente preso. So che si potrebbe non dire perché sembro un vecchio damerino che magari ascolta musica da sala, ma a me il rock piace. Non sono quel tipo di persona che si compra i vinili
ok, per l'appunto sta a classificare tutte le canzoni dei vari gruppi. Io sono più uno che sente una canzone in metro, la cerca se su Spotify, se la piazza in, sul telefono. In chat gli chiedono il titolo dell'opera, fra. Murder Falcon. Sai cosa, tra l'altro? Ti dirò, il Falcon nella copertina l'avevo neanche vista la prima volta. Che ho guardato la copertina, poi ho cercato l'opera, no? Ah. E siccome c'è scritto Murder bello rosso, poi hai tutti questi toni viola e blu, e c'è Falcon in nero, Falcon non lo vedi. Si vede. Ah, tu Falcon in nero, ok. E no, perché io ho l'edizione con Falcon è scritto in oro. Ah, è lì, immagino si veda, ok. Vabbè, aspetta, cioè, faccio vedere, c'ho più di lato, è abbastanza... Sì. Tra l'altro è patinato, cioè, è bellissimo. Guardate il retro, cioè, il retro vede lui in un camioncino con le lattine di birra, cioè, ha un che di tamarro, ma anche incredibilmente familiare. Perché sì, tra l'altro, ci sarebbe da aggiungere anche questo fumetto ti riesce a dare nel rapporto fra Jake e Falcon, e poi anche i coprotagonisti che incontrano, una familiarità, un senso di amicizia e di fratellanza meraviglioso. Ti dà quella sensazione di quando per l'appunto vai a un concerto con gli amici o vai a una festa con degli amici e c'è quel momento in cui comunque ti allontani perché, ok, c'è la folla, ci stiamo divertendo, però io vorrei un attimino parlare con te 5 minuti di qualche cosa di più importante. Possiamo farlo in maniera meno seria bevendoci una birra? Certo, facciamolo. Cioè, ti dà quella sensazione di familiarità, quei bei rapporti umani, realistici, grezzi ma comunque belli, proprio perché sono così semplici ma complicati contemporaneamente. Aggiungerei che comunque, per non vi faccio spoiler, ma al di là di Murder Falcon, i coprotagonisti di Jake iniziano anche loro a suonare strumenti e esce fuori nella trama il fatto che hanno anche loro questi animali, queste creature, e anche lì c'è un fattore di tamarraggine a dir poco incredibili, perché Jake non è l'unico che ha questo potere, e l'autore, essendo molto appassionato di rock, anzi vi dico, cioè, se volete andarlo a seguire su Instagram lo trovate, Daniel Warren Johnson, suona anche lui stesso la chitarra, cioè vedete moltissimi dei suoi post, è lui che compra chitarra, le modifiche, suona, tipo inizio anno aveva fatto un video riff per augurare a tutti buon anno nuovo, era Natale. Qui si capisce allora la cura che c'è anche nella musica. Sì, cioè è ovvio che tutti quanti gli autori hanno reference e cercano il materiale per i loro fumetti. La parte bella che ho scoperto di questo autore è che lui non lo fa tanto per lavoro, è lui ad essere appassionato di quello che poi mette nei fumetti. Quindi è appassionato di musica, rock e strumentazioni e inserisce queste cose in maniera dettagliata e minuziosa. Tra l'altro le band e i brani che ha messo all'interno del suo fumetto, sotto un certo punto di vista, risultano anche underground per chi non è magari avvezzo, o anche per chi, ripeto, come me, apprezza il rock, ma non sta a spulciarsi tutte le band. Una che mi ha colpito era tipo, non mi ricordo se era scandinava o svedese, un gruppo rock all'interno del gruppo del fumetto, che per l'appunto dovrebbe fare quel tipo di rock, ed erano agghindati tipo i Kiss. A dir poco meraviglioso, e per l'appunto, per ricalcare le loro origini, le creature che evocavano erano tipo Trent, non Trent, tipo Ent, cioè meravigliosi, veramente veramente meravigliosi. Dicevo, questa è la parte del rock, ma per dire, è anche un incredibile appassionato di wrestling, e lo riesce a notare non tanto perché lui cerca le reference per il fumetto, ma perché questo qui mette le foto di lui che va a vedere SmackDown versus Raw o simile. Quindi di base lui ha messo questa passione. Sì, ma per dirvi, Dennis, uno dei suoi fumetti recenti è Beta Ray Bill, un volume di Beta Ray Bill, e ha letteralmente fatto combattere Beta Ray Bill con Surtur facendogli fare le suplex. Cioè, sì, capisci il senso, cioè è di una tamarraggine incredibile. E questo fumetto rappresenta il tutto in maniera meravigliosa. Una scena che non estrapolata non è particolarmente spoiler, ma che proprio mi è rimasta dentro, perché il me, fin da ragazzino, quando sentivo che, ne so, gli Avengers Sevenfold avrebbe voluto qualcosa del genere, c'è una scena in cui tutti quelli che suonano per l'appunto questi strumenti e quindi hanno dei poteri, fanno una carica frontale contro dei mostri su dei mezzi, con le casse dietro sulle varie moto, macchine che siano, e quindi c'è questa carica trionfale a suon di musica
in cui devono battere con i mostri davanti e leggi quella scena tralasciando mentre sono in macchina, questo? Sì, sì. Tipo Mad Max Fury Road, praticamente? Praticamente. L'equivalente del chitarrista con le casse e la chitarra che sputa fuoco. Però in termini fumettistici. È in meno post-apocalittico. Cioè c'è la gente vestita tipo con... cioè ogni cosa che dice sono layer e stratificazioni di tamarraggi in una sopra l'altra. Sì, sì, cioè, assolutamente. Sembra non esserci una fine. No, ti giuro, poi ti faccio vedere la tavola. Tra l'altro mi era piaciuto talmente tanto, adesso mi sta venendo in mente, cioè, avevo fatto un post su Instagram il primo dell'anno, forse era del 2020 o 2021, non ricordo, e ho messo fra le foto proprio una di queste tavole su Instagram. A parte questo, comunque, anche qui sembra che io stia parlando di qualche cosa che è più, come dire, come Bleach, più cofanetto, più esterno che contenuto, no? Ma la realtà no, ripeto, ha tanti layer dentro, veramente interessanti. Il protagonista, insieme agli altri, hanno una sofferenza incredibile, hanno una vita comunque difficile, affrontano qualcosa... anche qui non ve lo posso spoilerare, riescono ad affrontare qualche cosa che chiunque di noi potrebbe affrontare nella vita, e il fumetto poi risulta una metafora per tutto quel cammino di sofferenza e di accettazione di questa sofferenza che ti rende più forte della stessa. Perché nel momento in cui l'accetti, nel momento in cui superi quelle che erano le tue paure nell'affrontare dei mali incredibili, ne esci tu vincitore. Anche se paradossalmente nell'uscirne vincitore non significa per forza uscirne nel migliore dei modi. Anche qui non vi dico per l'appunto il finale, per me è stato agrodolce, perché il protagonista ne esce insieme anche agli altri, ovviamente, non è il finale del ha vinto il male, sti cazzi, no, che comunque vincono, però il prezzo da pagare è alto e soprattutto, ripeto, quando capisci la metafora, è potente, ti colpisce. Quando vedi il protagonista che cadere e rialzarsi, capendo quindi che deve affrontare quello che lo sta uccidendo da dentro, ancora prima di quello che lo sta uccidendo da fuori, è tanta roba. Io direi che possiamo andare in chiusura su questa nota qui. Così poi andiamo in live da gli amici di Arte Settima. Tra l'altro, a proposito, se loro sono già in pre-live, potremmo fare il raid. Dici, facciamo il raid. Ma sì, infatti. E tanto adesso andiamo tutti e due lì alla fin fine. Sì, devo prendere il link. Io devo anche mettere a posto, perché per sbaglio ho preso la carta regalo lo stavo usando come bastone da vecchiaia, però. Intanto facciamo un raid. No, non hanno ancora fatto partire la live. Vabbè, non niente live. Va bene, penso ci stiano aspettando. Va bene, grazie per chi è arrivato allora fino a questo punto della live, che l'ha vista in diretta. Insomma, grazie a chi le recupera in differita. Nell'info box avete, come sempre, tutti i link vari ed eventuali per seguire Fra e solo Fra, perché Angelo non va seguito e Ema purtroppo non c'è così tanto in live. Dice Cap Raida. Raida, Raido, va bene. Però non me lo dava. No, Ema ci sarà. A proposito, Ema in bocca al lupo se ci segui, sa cosa stai facendo. Ma ci sarà. Bisognava soltanto dargli il tempo di essere una studentessa decisamente più seria di me, Angelo. Il raid è stato annullato. Non me lo dà. Non lo so, dice, ha detto Cap. Sì, Raida. Non so. No, Dennis Raida. Vabbè, ce la possiamo fare. Comunque, ci trovate di là. Sì. Adesso partire il raid, quindi fate i bravi, mangiate le verdure e ci vediamo al prossimo appuntamento settimanale. A tra poco. Grazie. A dopo. Ciao. We'll be right back.